dichiarando di aver avuto con loro rapporti più o meno fugaci, sono stati subito convocati in questura, chiaramente. Ecco, e ricorda lei che cosa loro hanno detto poi agli inquirenti? Alcune persone hanno detto la verità, altre hanno mentito spudoratamente, dicendo addirittura che c'era andata a letto mentre non era vero. Addirittura uno dei ragazzi che conoscevo, appunto Luciano, disse che una volta mentre facevamo l'amore io ero diventata talmente violenta che per allontanarmi dovette darmi un pugno. Comunque, questi ragazzi convocati in questura hanno dichiarato tutti, insomma, che lei era una ragazza molto libera, molto trasgressiva, ma appunto hanno raccontato soprattutto che lei prediligeva un sesso molto, molto aggressivo, molto violento, insomma, un sesso, diciamo, condito in certi momenti con certi comportamenti così un po' anomali, tipo graffi, morsi. Roba così, ecco. Questo logicamente ha contribuito a disegnare di lei un ritratto che sempre più agli occhi degli inquirenti si avvicinava così all'ipotesi che quel coltello, quelle due coltellate nel corpo di Salvatore potesse averle appunto inferte lei, proprio perché l'hanno descritta come una persona molto violenta, insomma. E, senta Rosa, ancora una cosa, che è un dettaglio importante. Ma lei amava legare gli uomini quando faceva sesso con loro? Assolutamente no. Ma effettivamente Rosa, studiando gli atti del processo, da nessuna testimonianza di uomini con cui lei ha avuto rapporti è emerso che lei amasse legare gli uomini. È una predilezione questa che, curiosamente, in sede di indagine e poi di giudizio, le è stata attribuita e che ha avuto un suo peso. E vediamo perché. Perché dal momento che sui polsi di Salvatore sono stati trovati dei segni bluastri dovuti, secondo il medico legale, a una legatura fatta a Salvatore in vita, l'accusa cosa ha ipotizzato? Ha ipotizzato che lei, per un gioco erotico, la notte della tragedia, in macchina, avesse bloccati i polsi di Salvatore facendo uso di manette. Cosicché, quando lei in un impeto di violenza e di ira, di furore per questo litigio con Salvatore, aveva vibrate quelle due coltellate sul dome di Salvatore, lui non si era potuto difendere perché di fatto era immobilizzato. Questa, come lei sa, è la tesi dell'accusa. Ecco, la domanda che io le rivolgo ancora, ma Rosa, lei quella notte per un gioco erotico aveva legato Salvatore? No. Però comunque Rosa, malgrado lei abbia protestato da subito la sua estraneità al delitto, malgrado la sua disperazione per la scomparsa di Salvatore, è comunque su di lei che si concentrano le indagini e si concentrano soprattutto, massimamente, per quel dettaglio che proprio lei ha fornito agli inquirenti, cioè praticamente di aver lasciato Salvatore con i pantaloni abbassati e la felpa sollevata. Gli inquirenti in fondo hanno detto, com'è possibile che questo ragazzo insomma, sia rimasto per un tempo indefinito, così, fermo in macchina, ecco, se fosse sopraggiunto qualcuno, che non era Rosa ovviamente, lui innanzitutto si sarebbe ricomposto e poi, diciamo, avrebbe reagito, insomma, avrebbe fatto qualcosa, insomma, questo è il punto, Rosa. Comunque, Rosa, per l'omicidio di Salvatore, lei verrà formalmente indagata circa 2 mesi dopo la tragedia. Noi riteniamo che il processo a carico della ragazza sia stato contrassegnato da una serie di violazioni procedurali. In particolare abbiamo sostenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso della investigazione dalla imputata. Noi riteniamo che la ragazza doveva essere interrogata alla presenza dei difensori, laddove venne viceversa interrogata come persona informata sui fatti.
E lo ritenevamo sulla base del presupposto che sin dal primo momento le investigazioni si orientarono proprio sulla ragazza, nel senso che gli investigatori ritennero la della Corte coinvolta sin dal primo momento nel fatto omicidiario. E ne è dimostrazione la circostanza che la mattina in cui venne rinvenuto il cadavere i verbalizzanti operarono una perquisizione presso l'abitazione della Corte e provvidero a sequestrare gli abiti che lei indossava il giorno del fatto, quindi la sera precedente. Questo al fine di verificare la presenza di tracce di sangue sui suoi abiti. Tutto questo avrebbe dovuto comportare una iscrizione nel registro degli indagati e quindi naturalmente la possibilità dell'assistenza difensiva. Della Corte, se fosse stata avvertita e se avesse assunto come doveva la qualità di indagata, poteva per esempio avvalersi della facoltà di non rispondere. Rosa, al di là dei lunghi interrogatori a cui lei viene sottoposta, gli inquirenti le sequestrano i vestiti che lei aveva indosso quella sera per vedere se ci fossero macchie di sangue su quei vestiti. Perché due coltellate, insomma. Però lei questi vestiti li aveva messi a bagno. E l'aveva messi a bagno in candeggina. Come mai li aveva messi a bagno in candeggina lei? Io la maglietta avevo messo a bagno in candeggina perché comunque era quasi bianca, un po' di candeggina. L'ho sempre messa sui vestiti quelli chiari, cioè le cose bianche, azzurro chiaro. Poi la sciacquai, dopo lavai i pantaloni. Loro mi pare che l'hanno trovata ancora in candeggina quando sono arrivati. No, perché il discorso, insomma, sempre dobbiamo entrare sempre nella logica degli inquirenti. La logica degli inquirenti qual è stata? Rosa della Corte aveva questi abiti macchiati di sangue e li ha messi in candeggina appunto per cancellare le tracce. Però va detto Rosa subito che sui suoi abiti analizzati comunque non sono state trovate tracce di sangue. Ma c'è di più. Ecco, c'è il metronotte che l'ha incontrata quella notte e là le ha dato il passaggio, il metronotte in cui lei ci ha parlato, interrogato, poi ha detto che insomma non ha notato nessuna macchia di sangue sui suoi abiti. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, che il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Salvatore ha dichiarato che quel tipo di coltellate provoca degli schizzi di sangue a zampillo, cioè praticamente che schizza verso l'alto. Quindi chi ha inferto quelle due coltellate si sarebbe dovuto macchiare di sangue. Questo, insomma, per rispetto della verità di quanto lei afferma. Torniamo alla notte della tragedia. Lei ha raccontato di questo incontro col metronotte. La polizia rintraccia il metronotte, d'altronde non era difficile, il metronotte faceva servizio in zona. E questo vigilante in parte la smentisce. Dove la smentisce? Lei ha detto di averla incontrato insomma prima dell'1:30, insomma, nel senso che all'1:30 lei era rientrata a casa. Sì. Ecco, il metronotte ha detto un'altra cosa invece, ha detto che non era l'1:30, che erano le 2:30 del mattino, 2:30, 2:40. Ecco, questo è il punto, Rosa. Si è sbagliata lei o si è sbagliato il metronotte? Si è sbagliato il metronotte, perché io sono sicura di... Cioè, ho guardato l'ora quella sera, sono sicura che era l'1:30. Va detto in omaggio alla verità processuale che ci sono altre due persone che hanno testimoniato di averla vista nel buio di Casandrino, non intorno all'1:30 come lei ha sostenuto, ma intorno alle 3 di notte. E queste persone sono l'autista di una ditta di trasporto rifiuti e il guardiano notturno del suo comprensorio. Ricordo benissimo di non aver incontrato nessuno per la strada mentre tornavo a casa. Oltre il metronotte? Sì. E poi il guardiano del parco, ricordo che mi vide, infatti lo dissi io agli inquirenti che comunque lui avrebbe potuto dire l'ora in cui ero a casa, perché mi aveva visto dalla finestra. Infatti lui inizialmente disse che mi aveva visto intorno alle 2, le 2 qualcosa, alla finestra. Loro, gli inquirenti, smentirono
dicendo che forse aveva dimenticato di, visto che qualche giorno prima c'era l'ora legale.